Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Avella. Mercedes-Benz, questa estate, tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Telenostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook, Mercedes-Benz Dug Auto. Luca Cipriano, la notizia che circola in queste ore è di una messa in mora da parte del Comune di Avellino all'ex Consiglio di Amministrazione del Teatro Carlo Gesualdo. Cosa c'è di vero? Ma intanto è una notizia che ho letto anch'io, appreso dai giornali, non c'è nessuna comunicazione che ci è pervenuta e così per commentarla mi sembra il solito caos costruito ad arte che il Comune fa e continua a fare sulla vicenda del teatro. Intanto un chiarimento, la Corte dei Conti non ha contestato un euro al sottoscritto, al vecchio Consiglio di Amministrazione, non ci sono richieste di risarcimenti, non ci sono richieste di chiarimenti, quindi la Corte dei Conti non ha fatto assolutamente nulla ad oggi nei nostri confronti. Il Comune, leggo, che fa questa azione, non so con quale valore giuridico, lo chiederò anche agli avvocati che ci assistono purtroppo in questa vicenda, fatta di molte chiacchiere e ancora di pochi fatti, e credo che la cosa vada commentata con lo solito spirito con cui il Comune si muove sulla vicenda del Carlo Gesualdo, cioè con grande approssimazione, facendo finta di non essere coinvolti in niente, quindi di essere lì per caso, per cui è sempre colpa di qualcun altro, e creando una grande confusione per coprire la loro incapacità di andare avanti su una vicenda che ad oggi, dopo quasi un anno e mezzo da quando è nata, non ha sostanzialmente dimostrato nulla. La verità è che il Teatro Carlo Gesualdo è chiuso, la verità è che Foti, Feola e la sua amministrazione hanno chiuso il teatro, è tutto fermo, è tutto completamente avvolto nelle nebbie e quindi probabilmente anche tutto questo carteggio, questo amore per le lettere, le messe in mora, le denunce, questo agitare sempre le acque, serve a coprire una sola cosa, ovvero che il sindaco Foti e la sua amministrazione hanno di fatto chiuso il teatro.